Carriera allenatore Borgolomito. Serie B KT, insieme per il campionato degli italiani. Questa è la città della nostra squadra. In questi quartieri alloggiano con le loro famiglie tutti i giocatori della squadra. Chat giocatore. Il giocatore ringrazia il mister per averlo inserito nella rosa della prima squadra. Operazioni di mercato. Presentazione del nuovo giocatore che si aggregherà alla nostra squadra. Squadra interessata ad un nostro giocatore. Il giocatore ed il suo procuratore stanno trattando il trasferimento. Trattative di mercato. Il giocatore lascerà la squadra nella prossima sessione di mercato. Andiamo a conoscere la rosa della squadra. Possiamo vedere i valori di tutti i giocatori. Scopriamo insieme la loro età, la loro nazionalità e il loro stile di gioco.
Noi siamo pronti. Se volete, possiamo cominciare con le domande. Bene, direi che possiamo chiudere qui. Grazie a tutti. Andiamo a vedere quali sono le formazioni delle squadre. Gara sentitissima da entrambe le squadre e dalle tifoserie, come dimostra l'affluenza di pubblico oggi sugli spalti. Potete seguire tutte le emozioni del match in diretta qui su EA TV. Gara in notturna sotto un bel cielo sereno da seguire in diretta sulle frequenze di EA Sports. Ben trovati da parte di Piero Gepardo e Lelia Dagni, al quale è affidato il commento tecnico. Prima giornata della serie BKT, campionato caretto che si preannuncia come sempre lungo e incerto. Ti aspetto una gara giocata ad altissima intensità. Questa squadra si candida a una stagione da protagonista. L'obiettivo è la promozione, per centrarlo dovranno battere una folta concorrenza. Conquistare i 3 punti oggi sarebbe già un segnale importante. Gara di cui si è parlato molto sui social, anche per l'aspetto extracalcistico che viene coinvolto questo giocatore. Ci si interrogava se fosse il caso di inserirlo tra i convocati, invece l'allenatore non ha avuto dubbi. La dimostrazione delle buone condizioni fisiche va in campo addirittura dal primo minuto. Non è mai facile per un giocatore rientrare dopo un lungo infortunio come il suo. Dobbiamo fidarci dello staff medico, Pier. Lo ha giudicato clinicamente guarito e quindi può giocare. Ovviamente non può avere i 90 minuti nelle gambe. Forse l'avrei fatto partire dalla panchina, lo ammetto, gli avrei concesso magari minuti finali per fargli assaggiare di nuovo il campo, ma sono quei punti di vista. Ecco in grafica lo schieramento dei padroni di casa. 4-3-3, il loro modulo di partenza con una punta d'area di rigore, 2 attaccanti larghi. Dovranno provare di uno contro uno, occhio alla loro velocità. E questo è un assetto che potrebbe creare più di qualche grattacapo alla difesa avversaria, Pier. Dovranno sempre tenere d'occhio i 3 davanti e raddoppiare l'occorrenza alla marcatura. Ecco come si schierano gli ospiti. Si schierano in campo con il più classico dei moduli, il 4-4-2, le linee da 4 per difesa e centrocampo e le 2 punte che dovranno essere brave a reggere il peso dell'attacco. Sistema equilibrato, capace di fornire un'adeguata copertura in ogni zona del campo, ma senza mai rinunciare a offendere. Comincia dunque la gara. Cerca di scavalcare la difesa con questo lancio. Era un gran tocco verticale, ma è tutto fermo per fuori gioco. Doveva attendere invece di correre subito in avanti. Comunque, brava la difesa a salire, Pier. Palla messa dentro. E il portiere la allunga in calcio d'angolo. Possono andare dalla bandierina. Possono passare in vantaggio. Conclusione murata, pericolo sventato. Fanno girare il pallone molto bene. Portiere costretto a intervenire qui. Occhio al corner. Grande protagonista il portiere su questa conclusione di testa. E ha dovuto sfoderare una parata davvero numero uno per impedire al pallone di entrare. La calcia in profondità. Calcio d'angolo che non produce effetti. Prova la botta, palla che finisce tra le braccia del portiere. Arriva la sostituzione.
sceglie il pallone in mezzo. Hanno l'occasione per portarsi in vantaggio. Tiro completamente fuori misura questo. Primo pallone della ripresa. Occhio al cross in mezzo. Attento qui il difensore che allontana. Pallone buono questo. 1-0, eccolo il gol dopo il dominio. Finalmente sono riusciti a concretizzare. Replay meritato per questa volta, sottolineare l'assist del compagno. Ha preferito calciare con l'interno del piede piuttosto che di potenza e ha avuto ragione. È nulla da fare qui per il portiere. Si affidano a una fitta rete di scambi. Bal tiro, buon intervento di Buffon, difficile batterlo con tiri del genere. C'è un cambio dunque. Sale la spinta del pubblico di casa, pazzesco il loro contributo oggi. Se la vittoria arriverà, attenzione, guarda Pier, ha sferrato il palo con questa bella conclusione. Fischia l'arbitro, gara che finisce col successo della squadra di casa, 3 punti importanti. Ci tenevano a vincere oggi per aprire bene la stagione. Sono arrivati 3 punti, un risultato che non può che rafforzare l'autostima di un gruppo apparso già in gran forma. Una partita di grande sostanza, la sua di oggi, può uscire dal campo certamente soddisfatto. Direi che non gli si poteva chiedere di più, Pier. Ha giocato una partita straordinaria per intensità, abnegazione, ritmo. Lo abbiamo visto andare al tiro in diverse occasioni, si è tolto anche la soddisfazione di segnare il gol partita. Se dormirà lo farà in tutta tranquillità certamente. In grafica possiamo vedere tutte le statistiche della partita. Scopriamo insieme chi è stato il miglior giocatore. Anzitutto la ringrazio per aver accettato di rispondere alle nostre domande. Ringraziamo il mister per le sue dichiarazioni. Risultati e classifica della giornata. Queste sono le notizie riportate dai giornali. Vediamo le notizie più importanti che riguardano la nostra squadra e il nostro campionato. Giocatori che si sono infortunati nella partita di oggi. Questo giocatore segna il suo primo gol stagionale. Migliore squadra della settimana. Vediamo quanti giocatori della nostra squadra ne fanno parte. Operazioni di mercato.
Presentazione del nuovo giocatore che si aggregherà alla nostra squadra. Trattative di mercato. Il giocatore lascerà la squadra nella prossima sessione di mercato. Questi sono tutti i trasferimenti della nostra squadra. Acquisti e cessioni. Possiamo vedere i trasferimenti di tutti i campionati, i giocatori più pagati dalle società, i prestiti, gli scambi. Queste sono le principali notizie della giornata. Ecco l'elenco dei giocatori che saranno impegnati con le rispettive nazionali. Ecco in grafica le formazioni delle squadre. Manca poco al via di questo match, ci sono tutti i presupposti per divertirci. Con me, come sempre, c'è Lelio Dani che curerà il commento tecnico. Gara valevole per il campionato di Serie B. Sfida che mette di fronte due protagonisti del calcio mondiale. Ospiti che puntano a confermare quanto di buono fatto vedere all'esordio. Hanno centrato subito la vittoria. Tre punti importanti per la classifica, ma soprattutto per il morale. Sono curioso di vedere se sapranno ripetersi oggi, Pier. Ecco la formazione con cui scendono in campo i padroni di casa. Hanno pensato di irrobustire il centrocampo con ben 5 giocatori, sacrificando qualcosina in difesa. Vedremo il lavoro dei quinti, dei due esterni del centrocampo a 5 in questo 3-5-2. Sì, sarà fondamentale il lavoro dei due esterni di centrocampo. Devono essere bravi sia a difendere che ad attaccare. E la partita è proprio in quella zona che si può decidere, sulle fasce. Questo è lo schieramento di partenza scelto dal tecnico della squadra ospite. 4-3-3 classico il loro modulo di partenza, con i due esterni offensivi che ovviamente dovranno dare una mano anche in fase di ripiegamento. Sì, credo anch'io che difensivamente possa trasformarsi in un più prudente 4-5-1. Mi sembra anche una scelta di buon senso, ma gli esterni lavorano naturalmente vicini ai centrocampisti in fase di non possesso, così non lasciano il centrocampo troppo scoperto. L'arbitro dà inizio al primo tempo.
gara che segna il suo debutto ufficiale con questo club, l'occasione per lasciare subito il segno. Avevano bisogno di uno in grado di dare ordine al centrocampo, uno bravo sia in interdizione che a ribaltare rapidamente il fronte dell'azione, uno giocatore di pensiero. Hanno fatto una scelta che personalmente mi trovo d'accordo, Pier. Ha spazio per avanzare. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. Si salva qui il portiere. Il tecnico del Chelsea può essere soddisfatto per l'esito positivo della trattativa. È arrivato il giocatore che voleva. È sicuramente un giocatore che può dare molto a questa squadra, Pier. Parlo sia a livello d'entusiasmo che con le sue prestazioni in campo, Va in verticale, non male l'idea. E Buffon dice di no. L'arbitro mette mano al taschino ed è rosso. Questa espulsione potrebbe pesare parecchio alla fine. Ora la pressione è tutta su di loro. Cartellino rosso. È l'allenatore che non sembra averla presa bene. Sulla conclusione, nessun problema per il portiere. Spalla di nuovo in campo dopo l'intervallo. Primo pallone della ripresa. Arriva il rosso e questo non ci voleva. Davvero, Pier, questa espulsione non ci voleva. Dovranno fare gli straordinari ora, se vogliono portare a casa un risultato positivo. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. Buffon! Finisce qui il match, 1-0-0 che non accontenta nessuno, in fondo non fa nemmeno male a nessuno. Speravamo di vedere qualche gol, Pier, ma evidentemente col passare dei minuti entrambe le squadre devono aver pensato che il pareggio non era poi un risultato da buttare via, e hanno finito per accontentarsi. In grafica possiamo vedere tutte le statistiche della partita. Scopriamo insieme chi è stato il miglior giocatore. Siamo in compagnia del mister per le prime impressioni a caldo sul match appena concluso. Era l'ultima domanda. Grazie ancora. Vediamo insieme i risultati e la classifica del campionato e in che posizione si trova la nostra squadra. Diamo un'occhiata alla classifica marcatori. Diamo un'occhiata a cosa dicono i giornali. Leggiamo insieme le notizie che riguardano la nostra squadra e il nostro campionato. Il giocatore chiede un colloquio con il proprio allenatore. Scopriamo insieme i motivi del colloquio e le decisioni che verranno prese.